Certo, uno che si era inventato una religione ancora mi mancava. Sì, una religione. Adesso non farmi passare per un santone, sono solamente un Quindi non hai poteri? uomo. No. No, se no ti chiedevo di far moltiplicare le pizzette che qua ce ne portano 3 alla volta. Ah, ci penso io. Ci porta altri due spritz, per favore. Vedi, è che semplicemente la mia vita è una merda. Avevo sbagliato tutto. Fino a quando ho capito quello di cui avevo bisogno. Certo, creare una nuova religione. No, no. Una rivoluzione. Sì, perché ti è mai capitato la ragazzina che ti dicevano quando uno invitava la luna era da scemi, guarda il dito. Classico. È una cazzata. Cioè, dove sta scritto che io devo guardare per forza la luna? Io preferivo guardare il dito, mi piaceva di più, era lì, era vicino a me, era concreto. La luna invece è distante, raggiungibile. E poi spesso ci sono cose molto più belle da guardare della luna. Però nella vita ti capitano cose che non puoi far finta di non vedere, cose oggettive, Sì, reali. che passano sempre per. Per? Che passano sempre per l'occhio dell'anima. E se tutti la vedono in un modo che a te non piace? Quello è sempre il momento giusto di guardarla come piace a te. Quindi questo è lo ionismo. Sì, è anche questo lo ionismo. Cioè, lo ionismo è cercare Dio dentro di te. Perché Dio è in te, è in me, è in tutti quanti. E il destino? Quello mica lo crei. No, il destino è una cosa lontana, è futura. Invece lo ionismo ci insegna a godere del presente, di godersi il momento, come, ecco, come questa sera, come qui, come me, te. Vorrei avere anche io tutte le risposte alle domande. No, dico perché cercate tutte quante le risposte, volete le risposte, cosa faremo, dove andremo, ma chi ce l'ha queste risposte? Cioè non c'è nemmeno chi dice di saperle. Lo sai cosa mi piace di voi? È che non state a raccontare le storielle come gli altri. Voi almeno siete onesti. Almeno poi sei riuscita a far moltiplicare le pizzette. Riguardo all'aldilà, che dice lo ionismo? Diciamo, si pone un po' come il destino, ecco, è una cosa futura, non è che ci pensiamo subito, ci pensiamo poi, lasciamola là, là di là. Tiè, c'è un messaggio per te. È il tuo, no, il telefono? Questo neanche lo conosco, è un uno di Facebook, è una Ah, è uno che cazzata. nemmeno conosci, ti chiede se porti le mutande. Ma è un gioco, è una cosa così, non ci siamo mai visti, ci scriviamo solo. Chiamalo. Come chiamalo? Come chiamalo? Chiamalo, t'ho detto. Non lo posso chiamare, questo c'ha pure famiglia. E perché tu che c'hai? Ma Ma che c'entra come che Alec? c'entra? L'hai detto tu, giochiamo, no? Chiamalo! Gli dici che è in gioco! Non lo posso chiamare. Chiamalo! Questo. Sei pure fortunata, sei. Ma le porto o no siamo mutande? Ma così, per curiosità? Quindi? Guarda che ti ho fatto una domanda semplice semplice, qua siamo tutti curiosi di sapere se Carlotta porta le mutande. La smetti? Smettila! No, non la smetto, voglio sapere se porta le mutande. Mi fai vedere se porta le mutande? Voglio vedere! Basta! Basta, smettila! Io me ne vado a casa. Brava, vattene a casa. Però quando guardi i nostri figli negli occhi, diglielo che la madre esce senza le Tu veramente ti stai preoccupando per un paio di mutande! mutande? Sì! E va bene, ecco, guarda, non ce Ma che l'ho! fai davanti a tutti? Ma perché non ci siamo lasciati io e te? Nella vita bisognerebbe imparare a lasciarsi. Se mi avessi detto che eri frocia sarebbe stato tutto più facile.